Ci troviamo lungo il versante nord-orientale del Parco del Monte Cucco, nel comune di Scheggia Pascelupo. Il nostro itinerario salirà sulla montagna, passando per l'eremo di Monte Cucco, fino a raggiungere Piandere Macinare e per poi ridiscendere lungo la valle di Rio Freddo. Lasciamo l'auto presso la località in Marchigiano, dove inizia la strada sterrata che sale all'eremo. Siamo sotto il paese di Pascelupo, meraviglioso borghetto storico del Parco del Monte Cucco. Il sentiero 230, dopo un breve tratto fondovalle, inizia con una ripida ma costante salita, fino a raggiungere l'eremo di San Girolamo. L'eremo di San Girolamo è di clausura camaldolese, quindi non è possibile in alcun modo accedervi. Si può visitare una piccola cappella nei pressi del cancello. Dopo aver raggiunto l'eremo, finisce la strada e inizia il sentiero che ci farà salire lungo il versante della montagna. La salita è lunga e costante, ma mai troppo ripida o impegnativa. In circa un'ora raggiungiamo la località Capanna dei Rancanesi, dove intercettiamo la strada della Fravolosa, che continua con una salita molto più leggera. In breve raggiungiamo la fonte dell'Acqua Passera, sorgente perenne che alimenta tutta la zona di Piandere Macinare. Raggiungiamo Piandere Macinare. Un grande altopiano carsico situato a oltre 1000 metri di quota. Un prato secolare rimasto inviolato e protetto da più di 500 anni e uno dei posti più belli e incontaminati dell'intero Appennino umbro marchigiano. Attraversato il prato, iniziamo la discesa lungo il sentiero Italia 225. Affrontiamo il Passo del Capitello, conosciuto anche come Passo del Lupo, dove un balcone naturale ci permette di vedere la sottostante Forra di Rio Freddo. Continuiamo la discesa fino a raggiungere il Bosco della Fida, da qui ridiscendiamo in direzione di Passo Porraia. Raggiunto il passo, prendiamo il sentiero 229
In questo punto purtroppo i segni sono molto carenti e bisogna fare attenzione a non perdere la traccia. Qui inizia una lunga ma leggera discesa lungo la valle di Rio Freddo. Anche in questo caso l'unica difficoltà è dovuta alla carenza di segnali, ma con una mappa o un'applicazione GPS è abbastanza facile rimanere sul percorso. Trovate la traccia completa nella descrizione di questo video. Raggiunto il passo del Vergatoio, comincia la lunga discesa verso Pascelupo. In breve raggiungiamo un punto estremamente panoramico che si affaccia sull'eremo di Montecucco in tutta la sua imponenza. L'eremo di San Girolamo, conosciuto anche come Eremo di Montecucco, fu fondato nel 1521 nei pressi di alcune grotte eremitiche dove viveva il beato Tommaso di Costacciaro, tuttora abitato da frati eremiti camaldolesi. La sua posizione e valenza storica lo rendono una delle meraviglie del centro Italia. L'imponente parete che sovrasta l'eremo, durante lo scioglimento della neve o dopo grandi piogge, genera una grande cascata alta quasi 100 metri, chiamata Piscia dei Frati. È possibile ammirarla in un video del fotografo naturalista Mauro Barbacci. Continuiamo la ripida ma comoda discesa, che in breve ci fa guadare il Rio Freddo, facendoci ricongiungere con il sentiero dell'andata, che in circa 15 minuti ci permetterà di tornare alle macchine. Senza dubbio, uno dei percorsi più belli, selvaggi e affascinanti di tutto il parco del Montecucco.